Come avrete capito, a noi piacciono le serie TV americane. E funziona un po' così. Ci si inizia ad appassionare alle storie, poi ai personaggi. E poi ci sono quelle voci italiane così morbide, così perfette. Troppo? Sì, sì, sì. Io lo so, ma lo sai che è fatto così? No, non si è. Aspetta, aspetta. Ah, questo non siamo più amici. Anzi, non so se lo siamo mai stati. Questo, magari. Ma che ha detto? Non è possibile. Non è possibile. All'ultimo galà del doppiaggio a Roma c'erano migliaia di ragazzi in delirio. Cosa sarebbero i Simpson senza la voce di Monica Ward? E il Dottor House senza quella di Sergio Di Stefano? Non è possibile. Caroli. House senza Wilson. Non si può fare. Sì? No, no, d'accordo, sta arrivando il mio. Vieni, vieni pure, vieni. Sì, d'accordo, va bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao, perdonami se ti disturbo. No, io sto lavorando. Scusami, scusami, senti, io ho un problema. Ho visto adesso la puntata di House e c'è Wilson che se ne va. Sergio Wilson non se ne può, tu mi devi aiutare. Vabbè, lo convinciamo. Possiamo andare in sala e la rifacciamo che non se ne va. Va bene, vieni. Grazie, vieni. Grazie. Vieni. Il segreto un po' è di cominciare un attimo dopo che comincia lui a parlare e finire un attimo dopo. In modo che se non va bene, se sei diventato, noi in gergo diciamo lungo o corto, si può spostare, si può sistemare. Mm-hmm. Basta che tieni lo stesso ritmo. House, noi non siamo più amici. Anzi, forse non lo siamo mai stati. Troppo? No, benissimo, la devi soltanto la seconda un po' allungare, visto che eri un po' corto, lui parlava ancora. Sì. Benissimo così. Se la seconda va anche un po' più emozionata, anzi forse non lo siamo mai stati. Ok. Con dispiacere lo dici, capito? Però benissimo così. Anzi, forse non lo siamo mai stati. Sì, bene, molto 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 meglio. Adesso facciamo quella che dico io. Cioè? House, io sarò tuo amico per sempre. E nella prossima puntata sarò ancora qui. È buona? Buonissima. Perfetto. Perché si sentiva che la dicevi sul serio. Bravissima, sì, sì. Abbiamo risolto il problema. Sì. Ma il senso si è capito che la prossima puntata lui ci deve stare. Sì, certo. Sarebbe lui l'emergenza? Me ne vado. Fermo lì. Esistono dei fan club? Oh no, come perché io sentivo parlare che a Romix succede il delirio. Non lo so, a me succede perché è a casa. Quindi tu sei già tempestato. Sì, mi chiedono di fare, a parte le pubblicità, ma di fare per esempio una dedica alla fidanzata col telefonino. Quello che dico io non può cambiare le cose, siete voi che dovete parlare. Tu dovresti cercare allineate le recenti teorie di psicologia sulla rimozione. Ti è piaciuto come ho parlato? Va al diavolo. Ma non te l'ha detto davanti a me. Adesso vuole dimostrare che è stata la mia parte. Interpretazione sbagliata. Delle volte, quando siamo in sala di doppiaggio, che devo doppiare delle scene un po' impressionanti, dico, ragazzi, calma, 10 minuti di pausa, perché io sono stanco di vedere spanciamenti, sangue, che cola, roba. No. Però in realtà tu hai fatto anche un sacco di cartoni animati. Sì, un sacco di Johnny Bravo, Fred degli antenati, era molto divertente, molto. Però se vuoi delle cose più specifiche, più particolari, ti consiglio di andare da Monica Ward, lei è una specialista.